Ciao a tutti ragazzi, sono Andri, lo staff Let's Play FIFA www.letsplayfifa.it, link qua in Facebook in descrizione. E sono qua con un pack opening, perché ci stanno 5 pacchetti mega disponibili sul mercato, diciamo. Io però ne aprirò solo 3, visto che ieri già ho buttato 100k per i pacchetti da 25.000. Oggi non voglio buttarne più di altri 100.000, perché come potete vedere non sono, diciamo, straricco come al solito, se così si può dire. Comunque, a fine video, quindi... se vi interessa questo canale, non mi interessa questo video, comunque vi pregherei di continuare a vederlo, perché a fine video devo dare un paio di comunicazioni sul, diciamo, programma di questi giorni, perché ci saranno un paio di casini concomitanti. Quindi vabbè, intanto però pensiamo a trovare qualche fenomeno in pacchetti, così da, se troviamo qualcuno, averne anche 10.225. primo pacchetto, non saltiamo l'introduzione e vediamo un po' cosa ci regala San Patrizio. Ieri ci ha regalato tutta merda, come sempre. Vediamo un po' qua cosa c'è. Samir Nasri, non male. Gomez, fuoco putto, ciclodist. Vabbè, io penso che potevo anche andare peggio, perché comunque con... dov'è Nasri? Ha nei doppioni. Ho detto, ho le allucinazioni? No, semplicemente ho un Nasri nei doppioni. Bello, pila scambi piena e club con un Nasri. Allora eliminiamo qualcosa dalla pila scambi, va. Eliminiamo Stikabai. Possiamo eliminare anche Lewandowski, vabbè, insomma. Tanto a noi ci basta uno spazio per adesso. E quindi lo inviamo alla pila scambi. Poi ho visto due forme fisiche che in periodi di aste di merda tipo queste possono sempre servire. Ok, perfetto. Cambio ruolo, cosa sei? ESS si tiene. E il resto si scarta tutto. 4.800 più 8.000 di Nasri, insomma. Questo pacchetto ci siamo, diciamo, rifatto a metà. Andiamo avanti, secondo pacchetto. Vediamo un po', questa volta non saltiamo neanche questa volta, diciamo così. Oggi è il giorno di non si salta un cazzo. Vediamo un po' come ci va. Vediamo un po' come ci va. Ad Seung-yong, Rafael Toloi. Manco sapevo avessero fatto transfer, pensa a te. Ah, Fantantonio Cassano. Bene, Cassano Toloi. Giuro, non so, cioè, boh, non sapevo che è stato il transfer. Non sapevo come fosse su foot. Quindi, vabbè, non sembra male per una squadra oro. Ma conserviamo tutto nel club, anche le contratti, le forme fisiche. Tanto che ci fotte a noi. Felipe Santana, col suo bel sorrisino smagliante, se ne può andare a cagare. Terzo pacchetto, stavolta saltiamo, e se non troviamo niente anche l'ultimo pacchetto. Cioè, almeno un giocatore da 20k per farmene aprire un altro, no? Che dici, San Patrizio? Che dici? Boateng upgrade. Purtroppo non vale più tanto. Però, non è male. De Santis, vedo il Gabbia. Addirittura un pacchetto oggetti argento. Wow. TDADA, Bayer Leverkusen. L'allenatore della Bundes, vabbè, scartiamo tutto, ho capito. Ok, quindi questo poco è andato di merda. Allora, adesso apro il pacchetto omaggio che lei ci ha dato gentilmente, dove troveremo ovviamente, non so, chi ci sarà if questa settimana argento forte, un po' di gente. Ora noi troviamo Fuentes. Oh, manco ne... Fuentes, abbiamo trovato due dei giocatori non rari più bagati di questo gioco. Almebach l'altro anno era Dio, quest'anno l'ho provato, 81 di là, 70 difesa, 74 di destra. Essere non raro con 68 è clamoroso. Pure 500 reli. Oh, è andato meglio questo pacchetto argento? L'ultimo degli altri? Oh, bene. Allora, detto questo, allora vi spiego bene. Muniz da venerdì a questo venerdì non c'è. Non c'è per motivi che, se vuole, dirà, come ho già detto nel precedente video. E in concomitanza, io domani parto per Sanremo. Cioè, non è che parto io. Andiamo in gita con la scuola. Quindi starò via fino a sabato pomeriggio. Da domani, quindi. Sono martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato. Allora, per il video. Per domani farò uscire un video sulla Coppa di San Patrizio, dove io provo a vincerla e vediamo se ci riuscirò. Mercoledì mi porto su, che ne so, l'hotspot del cellulare, così mi connetto 2 minuti e rendo tipo il video... la brigata pubblica. Giovedì e venerdì, ragazzi, io non vi assicuro che ci sarà un video.
Questo mi dispiace perché facciamo uscire ormai video tutti i giorni, non sto scherzando, dall'11 ottobre. Quindi sarebbe quasi un avvenimento più unico che raro. Quindi se riesco in queste poche ore che mi rimangono, anche se tra poche ore ho un computer di latino, cioè domani mattina ho un computer di latino, quindi in teoria non ci riesco. O sto svegliato tutta la notte e registro un paio di code builder da caricare, oppure state senza video e veramente mi dispiace, però non so cosa fare, sperando sempre che magari Muniz riesce a scasinarsi prima e così il problema viene risolto. Quindi vabbè, queste erano le due cose che vi dovevo dire, quindi detto questo vi saluto, vi dico che noi ci sentiamo al prossimo video. Bye bye!